Io sono ricco e tu sei bella. Se vuoi c'ho la ricetta che il tuo malguarì potrà. Cura furtiva lacrima. In questi giorni il Teatro della Fortuna ha assunto l'aspetto di un vero e proprio cantiere, una fabbrica nella quale ha preso corpo e da cui parte la produzione dell'Elisir d'Amore, che debutta a Fano giovedì 12 con replica 14 marzo alle 20:30, in attesa di vedere in scena questa buffa opera di Gaetano Donizetti e che da sempre incanta il cuore di chi l'ascolta. Diverse sono state le iniziative di promozione che hanno contaminato la città, come ha detto oggi il sindaco Seri, e che hanno permesso di incuriosire e avvicinare la gente. Tra queste il flash mob lirico all'ipermercato Ocean con gli studenti dell'Istituto Padalino o il progetto Dorothy che vede impegnati gli studenti del liceo artistico Apolloni a documentare le attività di backstage e gli incontri degli artisti con il pubblico. Con questa produzione inoltre si apre a Fano il primo sipario sul progetto della rete lirica delle Marche e si avvale di una compagnia di giovani professionisti di livello internazionale. In che modo sono state superate le varie difficoltà nella produzione? Ma nell'unico modo possibile, cioè quello di una collaborazione di squadra all'interno di un gruppo in cui si è creata una splendida armonia e diciamo che in situazioni del genere se il gruppo è unito le difficoltà si superano, altrimenti sono insormontabili. Fra poco debutterete, ma fino ad ora com'è stata questa esperienza? È stato veramente un bel lavoro, molto intenso perché, come abbiamo già detto, le prove erano un po' a fuoco dalle 3 fino alle 12 di notte, quindi intenso, però quando si lavora bene non si sente la stanchezza e diventa veramente una gioia. Sarà uno spettacolo di alto livello e, come affermato dall'assessore alla cultura Stefano Marcheggiani, sarà un momento di crescita culturale, ma non solo. Ha affermato che la cultura è anche divertimento. Non è anche divertimento, è divertimento, perché non vuol dire che l'argomento, se è divertente o no, non è piacevole. Acculturarsi vuol dire divertirsi, è una passione che ci deve essere, che bisogna infondere ai giovani, a tutti, di andare a teatro, andare al cinema, leggere dei libri, anche per il teatro, per l'opera, è importante che poi ci siano dei prodotti per cui la gente si diverte e vuole tornare a vederli. La vendita dei biglietti, che vanno da un prezzo di 5 a 50 euro, è già aperta al pubblico al botteghino in piazza 20 settembre a Fano. Inoltre, alle donne che giovedì assisteranno alla prima dell'Elisir d'Amore verrà consegnato un gel profumato, denominato la Contessa Azzurra, una fragranza preparata dalla profumeria Taussi sulla base di una ricetta elaborata agli inizi del Novecento da alcuni chimici a Parigi, su commissione del conte Giuseppe Visconti di Mondrone, un imperatore nell'industria del tessile. L'essenza fu apprezzata anche dall'amico Gabriele D'Annunzio, fu lui poi a denominarlo Contessa. I flaconi facevano bella mostra di sé nelle migliori profumerie di Milano, Firenze, Roma, Napoli e anche a Fano. Dal 1912 al 1940 era proprio la Taussi ad avere l'onore di profumare il Teatro della Fortuna prima di ogni spettacolo, un'essenza che nei prossimi giorni accompagnerà il pubblico durante l'Elisir d'Amore.